porta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande amore che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. Resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Mi difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. Resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Buonasera a tutti da questo telegiornale. Come avete visto la nostra copertina, abbiamo ricordato questo 2020, un anno difficile per tutti dal punto di vista sanitario innanzitutto, economico. Le speranze sono per il 2021, la speranza nel vaccino, nella scienza che possa aiutarci a superare il Covid, e soprattutto sarà un anno su cui dovremo anche recuperare sul fronte sicuramente dell'economia. Parlando dei nuovi positivi al coronavirus, in Toscana sono 632, ieri erano 460, i tamponi più o meno sono lo stesso numero, quindi c'è stato un aumento notevole rispetto al numero che avevamo ieri. A livello nazionale sono 23.477, ieri erano 16.000. E se andiamo a vedere le terapie intensive, c'è una diminuzione nella nostra regione, un meno 10, mentre a livello nazionale sono più 27, quindi c'è un aumento. I morti sono 18, 555 nel nostro paese, sono ancora morti, molti i morti. E andiamo a vedere nel dettaglio delle province, sono 172 a Firenze, 58 a Prato, 52 a Pistoia, a Massa Carrara 40, 81 a Lucca, 72 a Pisa, 54 a Livorno, Arezzo 59, Siena 26, Grosseto 18. E pensate che tra i vaccinati di oggi siamo a Massa Carrara, c'è una signora che si trova ospite in una RSA e ha ben 106 anni, auguri anche a lei. E torniamo a parlare delle speranze per il 2021. Siamo andati a chiedere ai cittadini, vedrete tra le interviste che ha realizzato Chiara c'è anche un cittadino più conosciuto. La speranza qual è? Di tornare ad abbracciarsi, vediamo. Una speranza per questo nuovo anno che arriva? Speriamo che funzionino i vaccini, che noi rimaniamo educati, coordinati e che tutto vada per il meglio. Per il 2021, che la gente ritorni più umana. Di tornare ad abbracciarsi, se ci si incontra per strada di potersi dare la mano. Questo credo sia l'augurio più semplice e banale, però vorrà dire, e poi soprattutto quando incontri uno capire che espressione ti fa col viso, vuol dire che non avremo più le mascherine. Secondo lei che cosa ci ha insegnato l'anno che è appena finito? Ad apprezzare le cose che prima trascuravamo e davamo per scontato. Questo non lo so, perché l'umanità dalle cose peggiori non è che impari sempre qualcosa. Una delle cose credo sia che abbiano tutti capito quanto sia importante investire sulla ricerca, questo credo di sì, e quanto sono importanti invece certi piccoli gesti che diamo per scontati tutti i giorni, come darsi la mano, come fare un sorriso, che in questo periodo ci mancano molto. Ci ha insegnato, ci ha messo un ginocchio, io sono un artigiano quindi sono un ginocchio, quindi non lo so, auguriamoci il meglio, però la vedo dura. Che finisca tutto ciò.
Sì, cercare proprio di accontentarsi del poco, ma non di quello che abbiamo avuto fino ad oggi, perché basta. È questo anche l'insegnamento del 2020, accontentarsi di quello che abbiamo? Sì, senz'altro, sicuramente di poche cose, ma della libertà che ci sia quella e soprattutto dell'incertezza che sparisca. Che si possa tornare alla normalità. Che finisca tutto. Io vorrei festeggiare non la fine dell'anno, ma la fine del danno. È difficile che sia peggio di questo. Che vada meglio di così. Cosa ci ha insegnato questo 2020? A stare attenti. Ma speriamo di risolvere questo problema qui, almeno si debba fare tutte queste cose. Il Cardinal Betori oggi a Firenze nel Te Deum, nella messa proprio di fine anno, ha detto nell'omelia: serve una rinascita, bisogna abbandonare questo mondo malato. Giuliola Caridi. Di una nuova nascita abbiamo bisogno e non semplicemente di una riedizione sbiadita del passato. Non mi sembra che ci siano poi chissà quali ricchezze nel mondo malato che dobbiamo abbandonare alle nostre spalle. Lo ha affermato l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, nell'omelia pronunciata per il Te Deum di fine anno. Betori ha così invocato una rinascita, così come rinacquero le nostre città dalle grandi epidemie del passato, che ne segnarono profondamente il volto, ma anche fecero scaturire energie nuove che fecero la grandezza della nostra storia. Secondo il Cardinale, le radici della pandemia vanno cercate nello squilibrio che si è introdotto nel rapporto dell'uomo con il creato e dunque diventa sempre più urgente promuovere il rispetto verso il mondo che ci circonda, lasciando da parte gli atteggiamenti predatori che ancora caratterizzano comportamenti individuali e modelli di sviluppo, favorendo invece comportamenti responsabili come quelli indicati da Papa Francesco nell'ecologia integrale proposta nell'enciclica Laudato Si. E parlano di futuro anche i pensieri e i disegni dei bambini che sono sparsi per la città di Prato, ma ci racconta tutto Eleonora Barbieri. I disegni, ma soprattutto i pensieri degli alunni delle scuole primarie di Prato tappezzeranno la città fino a metà gennaio. È l'iniziativa realizzata dalla compagnia Teatro Metro Popolare con il sostegno dell'assessorato alla cultura del comune di Prato a pochi giorni dalla fine di quest'anno. 100 manifesti di varie dimensioni con gli elaborati dei bambini sono stati affissi nei giorni scorsi per le strade della città. L'obiettivo di questa incursione artistica, frutto di uno specifico lavoro nelle scuole e nei laboratori estivi, è ripartire dalle riflessioni dei più piccoli verso una nuova primavera. Abbiamo cercato uno strumento, diciamo, che avesse una valenza fisica, così come nel teatro, una relazione fisica con i cittadini che potessero anche incappare in questi pensieri dei bambini proprio semplicemente camminando per strada o passando con la macchina, e così abbiamo composto questi manifesti. Il lavoro artistico di Metro Popolare vuole essere uno stimolo per trasformare il vuoto e la paura della crisi sanitaria in un atto di speranza collettivo e individuale. Con Metro Popolare abbiamo raccolto questa sfida ed è rappresentata dai pensieri dei bambini delle scuole elementari, come si diceva una volta, delle primarie di primo grado, che nel corso di questi mesi di frequentazione molto rarefatta delle aule scolastiche non hanno certamente abbandonato il gusto della fantasia. Sarebbe stato contento Gianni Rodari, credo, di questo progetto. E ora due buone notizie. Intanto da domani al via la campagna di vaccinazione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per tutti i suoi operatori. Nell'arco di un mese si dovrebbe concludere per gli operatori dell'ospedale pediatrico di Firenze. Partiranno naturalmente dai medici che sono più a contatto, quindi dei reparti Covid, quindi chi lavora proprio in questi reparti. Intanto oggi c'è stata la visita del presidente Giani e dell'assessore regionale alla sanità Bezzini proprio all'ospedale pediatrico Fiorentino. E tutto pronto, un'altra buona notizia, c'era stato un po' di preoccupazione, sembrava non si potesse partire, invece tutto confermato, il 7 di gennaio si torna a scuola, in sicurezza, tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Scuola, tutto pronto per la riapertura in presenza al 50% dal 7 gennaio, almeno così assicura la ministra dei trasporti Paola De Micheli. Grazie al coordinamento con i prefetti, ha detto De Micheli, la scuola ripartirà più sicura con più mezzi del trasporto locale e una riorganizzazione degli orari. Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell'Interno Luciana
Lamorgese, che ha elogiato l'operato dei prefetti, i quali hanno svolto un'opera preziosa di coordinamento per garantire la ripresa dell'attività didattica in presenza. Si è trattato di un'operazione complessa, ha detto, che ha consentito di individuare per tempo soluzioni differenziate a livello territoriale, coniugando le esigenze del mondo scolastico con le risorse straordinarie stanziate per il comparto trasporti. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, anche lei ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. In pochi giorni, ha spiegato, i tavoli guidati dai prefetti hanno permesso di elaborare misure specifiche territorio per territorio e subito operative. Anche il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ha commentato il via libera alla ripresa della scuola il 7 gennaio. In queste settimane su tutti i territori regionali è stato fatto un lavoro incessante di raccordo dei diversi livelli istituzionali per garantire tutti i servizi pubblici a partire dalla sicurezza sanitaria. Con regioni, comuni e province, ha detto Boccia, è stato fatto un eccellente lavoro di coordinamento dai prefetti e oggi i piani operativi sono pronti per essere attuati. E torniamo a Firenze, ristoratore e chef alla mensa della Caritas hanno donato 500 kg di pasta e preparato un pasto caldo per i più bisognosi. Rachele Campi. Qui dentro c'è sempre l'acqua, il pane, le posate, il tovagliolo, la frutta e poi la gente sceglie cosa mangiare tra le varie scelte che ci sono. Pasta al pomodoro, pasta in bianco, zuppa. E poi oggi ci sono le uova, pollo arrosto, poi ci sono delle polpettine di pesce, tutto già inscatolato con le verdure. Alla mensa della Caritas di Via Baracca a Firenze, ristoratori e chef hanno donato un pasto caldo ai più bisognosi. C'è la fila fuori, le regole anti-Covid permettono di scegliere il cibo che si preferisce e di portarlo all'aperto. Non vogliono essere ripresi, ma gli occhi sorridono sopra le mascherine. Pollo? Bene, perfetto. Insalata la vuoi o contorno caldo? Insalata? Buon appetito! In questo lungo periodo provato dal Covid, le attività di ristorazione sono state chiuse. Quello di oggi è un atto di speranza. Le porte delle nostre attività sono chiuse, ma abbiamo voluto aprire la porta della solidarietà, perché il nostro lavoro è quello di far da mangiare per il prossimo. E noi pensiamo che far da mangiare, preparare il cibo, sia un atto di amore che mai come in questo momento ha un suo grande significato in un momento di crisi, di grandi difficoltà, di grande fragilità della nostra società. Ci sarà un 2021 difficile di cui molti nostri colleghi potrebbero diventare i nuovi poveri e quindi strutturare una collaborazione con queste strutture serve non solo in questo momento importante di fine anno, ma probabilmente per consolidare meglio un rapporto di collaborazione per aiutare il prossimo. Intanto a Firenze è stato prorogato fino al 31 gennaio, lo stato di emergenza per la pandemia, il piano straordinario per tavolini e sedie gratuiti fuori dai locali, che era stato lanciato lo scorso maggio per aiutare la ripresa economica post-Covid e per garantire maggiore sicurezza ai clienti di bar e ristoranti. Quindi questo lo stabilisce una delibera dell'assessore al commercio Gianassi, quindi ulteriore proroga dopo quella concessa del 31 dicembre fino al 31 gennaio e probabilmente ci sarà anche un'ulteriore proroga fino al 31 marzo se sarà prorogato lo stato di emergenza, intanto fino al 31 gennaio. A proposito difficoltà economica, 2.400 imprese in Toscana non ripartiranno nel 2021, a dirlo il direttore della Confcommercio Toscana, quindi insomma il problema del prossimo anno sarà la crisi economica che si farà ancora sentire ancora di più, vediamo. Il bilancio di questo 2020 non può che essere un bilancio con segno negativo, verrebbe da dire disastroso oltre il negativo, perché noi abbiamo sofferto una duplice emergenza, un'emergenza sanitaria che è molto presente all'attenzione di chi ci governa, delle istituzioni, insomma della società in generale, ma a fianco della quale c'è un'altra emergenza non meno grave che è quella economica e la sensazione nostra è che di questa ci si sia curati molto meno, perché se è vero che la salute viene prima di tutto,
e non bisogna anche preoccuparti di quello che succede quando questo terribile fenomeno sarà passato, perché se quando ripartirà in qualche modo la normalità, e speriamo prima possibile, il nostro sistema economico ne uscirà falcidiato, perché si parla di circa 24.000 imprese toscane che nel 2021 non ripartiranno, 24.000 gli usci saracinesche in meno che di quelle che animano i nostri centri urbani, le nostre periferie, e questo è un colpo da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale, perché dietro a queste 24.000 imprese ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro, di famiglie che di questo vivono. A tutto dipende dalla gestione appunto dell'emergenza sanitaria. Se la campagna del vaccino parte rapidamente, funziona e si riesce in qualche modo ad arginare la diffusione della pandemia e a tornare a un minimo di normalità, il nostro è un sistema che ha all'interno l'energia e le risorse per reagire. Il problema è che se dovesse continuare ancora qualche mese, non dico qualche settimana, questa situazione, le conseguenze potrebbero essere veramente drammatiche. E torniamo a parlare delle resistenze a farsi il vaccino all'interno delle RSA. Il presidente Giani ne è certo che saranno tutte superate. Vediamo. Sinceramente mi ha dato fastidio anche a me il fatto che vi sia stata una maggiore resistenza, ma io sono convinto che è un po' il fatto iniziale, poi scatta quel meccanismo che ha caratterizzato finora la Toscana, che ci ha visto nelle prenotazioni i nostri operatori sanitari rispondere con percentuali così alte, il 99% in gran parte dei casi, che mi porta a essere fiducioso sul fatto che sempre più, anche col consenso informato, il numero dei vaccini e dei vaccinati in Toscana raggiunge punto di riferimento e di esempio a livello nazionale. Non è preoccupato il presidente Giani per l'adesione ai vaccini tra gli operatori delle RSA, che è più bassa rispetto a quelle di medici e infermieri. Non risponde però quando gli chiediamo se ci sono garanzie sull'arrivo entro inizio febbraio di tutte le fiale necessarie per far sì che tutti i primi vaccinati ricevano anche la seconda dose. Ma appena arrivano siamo pronti, assicura. Sicuramente nel momento in cui arrivano, noi abbiamo messo su una macchina da guerra per la somministrazione dei vaccini che è inimitabile. Andate al CTO e vedete 8 laboratori che sono diventati ambulatori, nuovi di zecca, che riescono a vaccinare più di 800 persone il giorno. Andate come ho fatto stamattina io, l'ultimo giorno dell'anno, al Maier, e vedete che la palazzina esterna è dedicata, domattina inizieranno alle 8 a somministrare i vaccini per gli operatori sanitari del Maier, dell'ISPRO. Abbiamo messo in piedi una catena di somministrazione che basta che dal Belgio, attraverso Arcuri e la nostra protezione civile, ci arrivino i vaccini, tutto è prenotato perché possano essere somministrati. Finite le feste, l'Italia tornerà alla divisione in zone di colore che abbiamo conosciuto da novembre. Sinceramente siamo nella Toscana virtuosa, che rispetto ad altre regioni mantiene un livello di contagio e di cura che onestamente ci fa essere soddisfatti dei nostri presidi sanitari. E intanto prime vaccinazioni anche nell'RSA a Grosseto. Carlo Sestini. È partita dalla RSA San Giovanni Battista di Piloni nel comune di Roccastrada la vaccinazione anti-Covid degli ospiti delle residenze sanitarie assistite della ASL Toscana Sud-Est, e la signora Luisa è stata la prima vaccinata della provincia di Grosseto. Ieri mattina l'arrivo all'aeroporto di Pisa delle dosi destinate alla ASL Toscana Sud-Est, successivamente trasferite negli ospedali di Grosseto, Siena e Arezzo. Poche ore dopo l'equipe USCA le ha prese in consegna e nel pomeriggio hanno raggiunto la RSA San Giovanni Battista, struttura con 11 ospiti, prescelta per la prima vaccinazione. Ad accogliere gli operatori il direttore dei servizi sociali della Sud-Est, Elia Simonetti, il direttore della zona colline metallifere Amiata Grossetana e Grossetana, Fabrizio Boldrini. La vaccinazione contro il Covid rappresenta una svolta e un atto di speranza per tutti noi, ha detto la Simonetti. Mi piace immaginare questo momento come una finestra
aperta a un nuovo orizzonte dopo un lungo periodo complicato che ha interessato molte RSA, dove gli ospiti, in quanto persone fragili, prevalentemente con patologie pregresse, sono stati particolarmente colpiti. Il vaccino può riportare anche queste persone e i loro familiari a una vita più normale. Perciò spero vivamente che tutti comprendano fino in fondo l'importanza di vaccinarsi. Oggi è un momento emozionante perché segna l'inizio di una inversione di tendenza in positivo, è stato invece il commento di Fabrizio Boldrini. La ASL Toscana Sud-Est sta dando concretezza su un sistema di vaccinazione enorme che passo dopo passo ci permetterà di uscire fuori dal tunnel. La prima esperienza nell'RSA, quella di ieri, è andata bene. Il clima di collaborazione tra operatori della struttura, professionisti dell'USCA e medici di base è stato eccellente e ha permesso di concludere in maniera ottimale questo primo step. Da oggi le vaccinazioni continueranno nelle altre strutture individuate in questa fase, per Grosseto 18 RSA con 891 ospiti e 701 operatori, una residenza sanitaria per disabili RSD con 14 ospiti e 15 operatori. E questo sarà un capodanno in casa e in pochi, vediamo. Io sono da sola stasera. Cosa farà? Mangerò, vado a fare la spesa, alla fine è diventata una chiesa, i supermercati sono chiese, è tutta qui la gente. Normalissima. Non una cena di Capodanno? Una cena a base di pesci. Insomma. Vabbè. Ma vi vestirete anche bene per stare in casa? No, penso proprio di no. Si va da amici, ma siamo giusto per stare in compagnia persone. In quattro. Siamo quattro. Due persone che vanno da altre due persone, come ci è concesso. Stasera quanti sarete a casa? Io, mia moglie e il bimbo. Due. Ma sarà comunque una serata particolare, speciale? No, perché c'è molta... Non sei con i parenti, non sei con i familiari, quindi c'è un po' di tristezza. Siete a fare la spesa per stasera? Sì. Ma sarà comunque una cena particolare? Come menù sì, ma non come movimento, diciamo. Quanti sarete in casa? Io, lei ed io, però mangiamo per quattro. Cena particolare comunque? Un pochino di più, ma insomma. Vi vestirete anche eleganti? Ci si prova. Solo davanti alla televisione. Meglio di così non poteva andare. Quindi un ultimo dell'anno in casa, alcuni comuni hanno organizzato delle iniziative come Firenze e Pisa, saranno trasmesse sui social. Andiamo a vedere come sarà l'ultimo dell'anno a Grosseto. Capodanno sul sofà, è questo il titolo dell'iniziativa che l'amministrazione comunale ha organizzato per non lasciare soli i grossetani. Normalmente si scendeva tutti in piazza per festeggiare il Capodanno, quest'anno invece su TV9 dalle 21:30. Presentata la serata dal Conte Max con la presenza di tanti artisti locali. Non potevamo lasciare i nostri grossetani soli, un anno veramente molto importante che è stato affetto da una pandemia senza precedenti, che ha sicuramente abbattuto gli animi e lo spirito di tantissimi grossetani, di tantissimi cittadini. Grazie alla lungimiranza e all'intelligenza del mio vice sindaco Luca Gresti siamo riusciti ad organizzare appunto questo evento che io definisco molto interessante, estremamente attraente e attrattivo, perché sotto la guida magistrale del nostro Conte Max Venturacci, che fungerà da mattatore della serata con le sue doti canore ma anche con la sua grande comicità, abbiamo raggruppato tanti dei migliori artisti grossetani, musicisti che contraddistinguono la nostra peculiarità canora grossetana. Quindi sarà una serata all'insegna del divertimento, ma anche veramente dello stare insieme, della solidarietà, con un occhio ottimistico, con uno sguardo speranzoso verso il futuro. Riguardando invece lo spettacolo e quante band locali, tra cui Musea Ripostiglio, Riforma, Leo e Iole, che si presenterà con Leo Marcucci e Cavalieri, poi ci sarà Alex Golini, Dinamite 36, un gruppo giovanissimo, CMM Band, che si divideranno in due, un po' con Simona Lippi, che la docente della scuola del Centro Musica Moderna, ma anche soprattutto il sottoscritto, perché non è che sto tutta la sera lì a chiacchierare e presentare, un po' di possibilità di cantare, ma la darete anche a me. Poi, nota dolente, ci sarà anche Tore, e questo un po' mi preoccupa, ve lo dico francamente, ma come potevo non portarlo? Naturalmente porterò anche i miei amici della Good Morning Grosseto per, diciamo, spezzare un po' i ritmi musicali, ma soprattutto per portarvi un po' di spensieratezza, un po' di serenità, perché ce ne sa tanto bisogno. E in questo 2020 veramente è un po' pesante per tutti, accogliendo questo 2021 con ottimismo e positività, ma non al Covid, positività in generale, che ce n'è tanto bisogno. Quindi mi raccomando, seguiteci su TV9, 21:30.
si fa un casino. Au. Codice giallo in Toscana per le piogge. A Viareggio l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura al transito sia delle auto che dei pedoni, al viale dei Tigli è vietato l'accesso e il transito anche all'interno delle pinete sia di Levante che di Ponente. L'amministrazione raccomanda ai cittadini attenzione. Con il telegiornale vi fermo qui, tanti auguri di buon anno, vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.